Demo White Studio di Christian Vasari. Materiale promozionale vietata la riproduzione. Demo 1, Christian Vasari. It's incredible. Christian Vasari in esclusiva presenta DJ Miki del Chuck. Una realtà. La prima volta che andai al Chuck, ricordo, fu nel 75. 1975. Rimasi subito sbalordito nel vedere nella sala principale uno schermo tipo cinema. Discoteca Chuck, Bologna. Non esisteva assolutamente in Italia una discoteca come questa. Il DJ era un certo mandrillo. Erano le 20:30 circa. La serata ebbe inizio con Spectrum di Billy Cobham. Da lì, musica per 6 ore con 4.000 persone nel delirio totale. Nel giugno del 75, Mandrillo purtroppo si ammalò di influenza, mancando per una settimana all'insaputa di tutti. Quella sera, ricordo, andai come al solito al Jack, convinto di trovare Mandrillo. Ma quella stessa sera capii la svolta della musica in Italia. Discoteca Jack, Bologna, Bologna. Erano le 20:30. C'era Miki in console, il programmatore musicale. Iniziò la serata con la sua sigla Spectrum di Billy Cobham. E mise musica per 6 ore senza dire nemmeno una parola. Stranissimo all'epoca. Io ricordo che insieme agli amici volevamo smettere di ballare perché un po' stanchi di quel ritmo travolgente e un po' frenetico. Ma non ci siamo riusciti. In quella settimana capimmo tutti perché. Erano i mix di Miki. La consacrazione di un mito. Terminata la malattia, Mandrillo tornò al Jack. Con il solito fare 5 o 6 pezzi veloci, 5 o 6 pezzi lenti, ma il pubblico voleva Miki. Mandrillo ormai non aveva più molta considerazione, tanto che nel gennaio del 76 lasciò la discoteca e per Miki, rimasto solo, iniziò il suo mito, come quello del Jack. La caratteristica di Miki era il sistema di come proponeva il genere musicale e ben presto tutti lo conobbero per i suoi stacchi mozzafiato e mixaggi musicali veramente fantastici. Il Chuck era un locale dotato di un impianto acustico tecnologicamente avanzato, per quegli anni ovviamente. Durante il periodo della disco, le mode ebbero un rinnovo di look ed il Chuck fu un punto di riferimento per i ritrovi. Per dire, io quella sera c'ero, per trascorrere qualche ora fuori dalla discoteca, per vedere chi entrava, chi veniva, e sostare con i propri mezzi, la Vespa, il Ciao, due cavalli, squali, maggioloni. Ma il 26 giugno dell'80, un incendio causato da un cortocircuito distrusse completamente il Chuck. Bruciarono anche 7.000 dischi circa. Nei giorni a seguire migliaia di ragazzi, io compreso, sostavamo davanti a quello che non c'era più. Zitti, attoniti ed increduli. Il Chuck non esisteva più. Qualcuno lo vide anche in lacrime e molti raccolsero pezzi di vinile bruciato per avere un ricordo. Discoteca Chuck, Bologna. L'anno successivo, durante il periodo natalizio, il Chuck riaprì con un impianto da 20.000 watt. Qualcosa era cambiato, i look erano diversi, pure come la musica che Miki alternava con la Disco Remember e le novità dance degli anni 80. Cambiò il genere musicale come lo stile di vita e le tendenze, la discoteca ebbe un rinnovo di generazione con i giovani frequentatori, ma comunque il Chuck non smise mai di fare i pieni perché tutti sapevano che la migliore musica era lì, sino a che Miki lasciò per sempre la console nel 1990. Christian Vasari in esclusiva per MySpace Italia presenta la storia del Chuck di Bologna. Sebbene si tentò di rinnovare la discoteca cambiandone il nome, Madison Chuck, non ebbe mai più il successo come allora. Miki, sei un grande. Discoteca Chuck, Bologna. La consacrazione di un mito. DJ Miki del Chuck, del Chuck. Miki del Chuck, colui che ha portato per primo la musica disco, il funky, la vera musica a Philadelphia in Italia. I mixaggi storici, le prodezze di un DJ che ha lasciato il segno. Sì, esatto, Miki. Vero DJ d'Italia, Miki del Chuck, una leggenda? No,
una realtà. Un grazie particolare per la collaborazione va ad Albino e a tutto lo staff del sito www.discotecafrofunky.it. Ci sentiamo presto, ciao. Demo White Studio di Christian Vasari. Materiale promozionale vietata la riproduzione. Demo 1 Christian Vasari. It's incredible.